Salvatore Colagiovanni, ultimi giorni prima del 26 maggio, campagna elettorale nel vivo o che ancora deve iniziare? Ma campagna elettorale che nel vivo, sul rush finale, diciamo che chi ha dovuto dire ai campobassani ciò che vuole intende fare nei prossimi 5 anni ha avuto il tempo di poterlo dire. Una campagna logicamente più silente delle altre, una campagna elettorale per fortuna non rancorosa, non odiosa. Logicamente c'è chi oggi cerca di alzare il tono per questi ultimi 3 giorni perché in difficoltà di consenso, insomma, ci sta tutto nella tecnica, nella programmazione, però penso che è una città che merita di essere governata. Il 26 verranno scelti i consiglieri e il candidato sindaco. Io sono convinto che Maria Domenica D'Alessandro, insieme al Partito Popolare, insieme a tutta la squadra di centrodestra, riuscirà a prendere il 51% dei voti a Campobasso, e dal 28, che è il giorno successivo allo spoglio, cominceremo a lavorare per la città di Campobasso. L'invito è quello di evitare alle appelli che stanno facendo i morituri, quello del voto incrociato. Chi fa il voto incrociato truffa 2 volte le persone, perché bisogna avere il coraggio di metterci la faccia. Bisogna avere il coraggio di chiedere il voto alle persone, sia sul proporzionale che sul maggioritario. Chi vuol creare un'anatra zoppa a Campobasso con una maggioranza di centrodestra e un sindaco di un'altra coalizione, vuol dire che avremo un anno di commissariamento, e vuol dire che dopo un anno bisogna tornare a votare. Qui Campobasso non può restare ferma un anno, quindi attenzione a chi chiede il voto incrociato, che ha, oltre all'intento di voler rimanere saldo seduto sulla poltrona da sindaco, vuol far male alla città di Campobasso, perché sa che nei numeri al proporzionale non avrebbe né mo e né mai la maggioranza che ha avuto in questi anni. Il caso Avellino è emblematico, si è provato a governare con un'altra zoppa, però a distanza di un anno si tornerà al voto domenica 26 maggio. Casa Avellino la dice lunga, perché l'anatra zoppa era tra una compagine politica e il sindaco candidato di 5 Stelle. Credo che lì non c'è lega a quanto pare nell'Avellinese, quindi non ci poteva essere contratto di governo. Ha provato il sindaco dei 5 Stelle a fare qualsiasi tipologia di giunta, dopo un anno ha dovuto cedere e ritornare al voto. Lì sono stati 6 mesi di tentativi di inciucio con le forze politiche, dopo che nessuno si è piegato a fare inciuci si torna al voto come noi domenica 26. Ecco perché l'anatra zoppa è una pistola alla tempia. Nel momento in cui si deve votare una coalizione, si deve votare prima del candidato consigliere il sindaco di quella coalizione. Solo in quel modo riusciamo a dare 5 anni di futuro, di programmazione e prospettiva alla città di Campobasso. Io sento molti appelli di alcuni membri di alcune coalizioni: vota il tuo sindaco, vota il sindaco, vota il sindaco. Quello non è altro che creare la stessa situazione di Avellino, un'altra zoppa che ha portato Avellino a un anno di essere fermi. Nessun amministratore di Avellino è potuto andare a Roma, è potuto andare in Europa, è potuto andare a chiedere investimenti, è potuto chiedere rilancio per la città di Avellino. Io ho l'amico, tra l'altro, che è del PD, Gianluca Festa, che è candidato sindaco ad Avellino. L'ho conosciuto, degnissima persona, una persona veramente stupenda, che ha a cuore la cittadinanza di Avellino. E lui mi ha, in questi giorni ci siamo sentiti, perché al di là degli schieramenti, che non dei partiti che non esistono più, ma al di là delle coalizioni che uno si va a creare, ho sentito Gianluca Festa, il quale mi diceva che quest'anno per Avellino, senza un'amministrazione, è stato un anno difficilissimo. Hanno perso alcuni fondi importanti, e quindi secondo me Campobasso il 26, senza alcun timore, deve scegliere il sindaco che dovrà governare i prossimi 5 anni e la coalizione che deve appoggiare il sindaco. E chi più di Maria Domenica D'Alessandro, e chi più del centrodestra, e chi più dei Popolari per l'Italia. Lunga esperienza amministrativa, lunga 15 anni, Colagiovanni da dove ripartirebbe nei primi 100 giorni? Ma io la partirei dal confronto con la gente e con l'ordinaria amministrazione. L'ordinaria amministrazione penso che siano le strade, le buche, che sia il rivedere nelle contrade i servizi con una raccolta differenziata che deve essere modificata e più a servizio dei cittadini.
nulla contro l'ottimo lavoro che ha fatto il collega uscente, però sono carenti in alcune loro funzioni. Nei primi 100 giorni c'è da riverificare il bando SEA, che a mio avviso è assurdo, quindi da abolirlo in autotutela, a mio avviso, vedere quali sono gli agganci tecnici per poter far sì che quel bando venga annullato, perché ci risulta che chi poteva fare lo spazzino non deve avere la patente B, ci risulta che verranno selezionate solamente 200 persone entro il 7, insomma ci risultano tante cose che a me onestamente mi meraviglio come facciano a farle nell'ultimo periodo, quando domenica si vota, è uscito qualche giorno fa questo bando. Quello va rivisto, se è fatto legalmente si porta avanti, ma se non è fatto legalmente va annullato per l'interesse di Campobassani. Lo stesso, noi ci troveremo poi a ridosso del Corpus Domini. Io ho piena fiducia nella macchina amministrativa e nella macchina del Comune di Campobasso, dei suoi dirigenti, dei suoi funzionari. Sicuramente stanno organizzando una festa bellissima che noi poi ci troveremo subito a dover gestire, perché il Corpus Domini è la festa più importante dell'intera regione. Di proporre i format che già noi abbiamo proposto, che io ho proposto con Viva Tua Città, ma soprattutto cominciare a mettere mano su due cose fondamentali: il primo è il piano regolatore per evitare il continuo spopolamento della città, e due, fare subito un ufficio europeo per vedere dove sono i soldi per poter riqualificare Campobasso, oltre ad riverificare tutta una serie di apparati comunali, urbanistica, lavori pubblici, che devono a mio avviso essere riorganizzati dalla figura apicale. Un'ultima battuta proprio sul Corpus Domini: dovrebbe essere riconfermato anche il format della città dei misteri tra borghi e tradizioni, quindi c'è stata continuità su questo evento che era stato realizzato già da qualche anno dall'assessorato di attività produttive. Ma io credo che le cose belle solo i folli le tolgono. Io penso che anche quando il 27 ci troveremo alla guida di Palazzo San Giorgio, tutto ciò che è stato fatto buono dall'amministrazione uscente va riconfermato, non è che deve essere tolto. Mi congratulo con l'assessorato al commercio, che in questi 5 anni ha fatto l'assessorato a 360 gradi su tutte le di cultura, siamo interessati di turismo, siamo interessati di tutto, è stato veramente un motore propulsore per le attività di Campobasso. E Città dei Misteri è nata in assessorato al commercio, tra i dipendenti dell'assessorato al commercio, che ha dato questo questo format che vede Campobasso con diversi comuni limitrofi, e partì come un progetto per la lotta all'invasione che avveniva lungo il corso degli abusivi. È stato un progetto bello, è stato un progetto visto con molta difficoltà, osteggiato da qualche esponente dell'attuale maggioranza, ma poi alla fine è decollato, è diventato istituzionale, ha fatto bene l'amministrazione attuale a riproporre, perché le cose belle per Campobasso vanno riproposte, invece vanno tolte quelle che non fanno bene Campobasso.